Solo in Gesù siamo salvati. Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Cari amici, anche oggi vi saluto con le parole dalla lettera ai Filippesi al capitolo 2, perché oggi la Chiesa sta guardando a ciò che Gesù ha fatto per noi. Si è spogliato di se stesso, si è svuotato e sulla croce ha dato la vita per noi. Allora contempliamo questo gesto meraviglioso con la lettera agli Ebrei che ieri abbiamo ricevuto nella seconda lettura della Passione del Signore, capitolo 4, 14, 16 e capitolo 5, 7, 9. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Amen. Cari amici, quanto è importante oggi queste parole della lettera agli Ebrei. Quanto è importante oggi comprendere che Gesù sulla croce ha donato tutto se stesso per noi. Quanto è importante oggi che sgorghi dal nostro cuore un ringraziamento per ciò che Lui ha fatto per noi. E oggi è la lettera agli Ebrei che ci apre uno sguardo nuovo, ci apre un panorama meraviglioso della misericordia di Dio. Quante volte, infatti, noi viviamo difficoltà, crisi, problemi e pensiamo che Dio non sappia comprenderci, capirci. Ma qui è detto che Gesù è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Ecco qual è la nostra preghiera di oggi. Metterci di fronte a Gesù crocifisso e vedere che Lui ha voluto soffrire, ha deciso di soffrire per darci la salvezza, perché noi stiamo bene. Attenzione comunque alla visione che noi diamo alla croce. Non sono i nostri peccati che hanno inchiodato Gesù sulla croce, le nostre mancanze, ma è Dio che ha voluto prendere su di sé i nostri peccati e portarli, caricarli insieme al suo corpo sul legno della croce. È una visione piena di speranza. Ecco perché la lettera agli Ebrei dice: accostiamoci al trono della grazia con piena fiducia. Non dobbiamo avere paura di Dio, cari amici. Questi giorni ci fanno comprendere che Gesù è venuto non per giudicare, non per condannare. Quante volte invece noi, per orgoglio, non vogliamo nemmeno accogliere la salvezza, perché ci sentiamo peccatori, manchevoli di grazia. E a volte vorremmo con le nostre opere ottenere misericordia, ottenere il perdono. Gesù oggi ci sta
offrendo la salvezza. Lui ha offerto preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime ed è stato obbediente alla volontà del Padre. Cari amici, la volontà del Padre non è una questione teologica, ideologica, assolutamente necessaria, obbligante nei confronti di Gesù. La volontà del Padre è che tu e Dio siamo salvati per mezzo del sangue di Cristo. La volontà del Padre è il suo amore per noi. La volontà del Padre è che tu viva bene e che tu abbia il cuore nella pace, che tu abbia un cuore libero. Questa è la volontà del Padre e l'obbedienza del Figlio è alla volontà del Padre. Quindi il Figlio Gesù vuole che tu stia bene. Ecco perché è morto per noi. Ecco perché è divenuto l'unica causa di salvezza eterna per coloro che lo seguono, per te e per me. Questo è un giorno benedetto, un giorno nel quale noi ci apriamo a Dio, ci apriamo alla sua grazia. E allora, fratelli e sorelle, preghiamo e lasciamo che l'amore di Dio, rappresentato da Gesù crocifisso, da Gesù che ha subito ogni prova per noi, ha voluto subire e provare cos'è la sofferenza, che cos'è il dolore, e caricarsi quindi dei miei pesi, delle mie difficoltà, delle mie malattie per sconfiggerle una volta per sempre. Allora oggi preghiamo insieme di ricevere una nuova esperienza nello Spirito Santo dell'amore di Dio attraverso il suo Figlio Gesù. E vorrei iniziare a pregare con il Salmo 30 che ci è stato donato ieri. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Signore, Dio fedele. Sono il rifugio dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare, ma io confido in te, Signore, e dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. E noi speriamo in te, Signore. Vogliamo venire a te, pieni di fiducia, pieni di speranza. Veniamo a te perché sappiamo che tu oggi ci liberi dalla mano dei nostri persecutori, dai nostri nemici, dai nostri mali, da ogni nostro peso. Signore, che il dono della libertà che hai pagato a caro prezzo possa oggi visitare la mia vita, appartenermi, perché io possa seguirti con un cuore libero, nell'attesa gioiosa dell'annuncio della tua risurrezione. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora facciamo nostro lo slogan di oggi: solo in Gesù siamo salvati, solo in Lui siamo liberati, solo in Lui riposa l'anima nostra. Attendiamo con gioia la risurrezione del Signore. Questa notte alle ore 21 ci sarà qui a Strona la celebrazione della Vigilia Pasquale e avremo anche un grande dono, una nostra catecumena di nome Catti, già adulta, riceverà il dono del battesimo, la vita nuova, per mezzo dell'acqua benedetta, ma soprattutto del sangue di Cristo versato per noi e anche per lei. Che il Signore vi benedica
e ci doni di attenderlo con gioia e perseveranza. Grazie che mi avete accolto. Buona attesa della risurrezione del Signore. Ci vediamo domani. Ciao. Nessuno mai ha amato me come mi hai amato tu, come mi hai salvato tu. Nessuno mai ha amato me come mi hai amato tu, come mi hai salvato tu. Fino a dare la tua vita sulla croce per donarmi la salvezza. Yeshua, 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 il mio Salvatore. Yeshua, Yeshua, sanati e liberati da ogni peso e da ogni male.